A conclusione di un lavoro condotto negli ultimi mesi è stato aggiornato il piano di emergenza esterna dello stabilimento Magigas, storica azienda di Montale specializzata nella distribuzione di GPL e classificata per la specifica attività svolta tra quelle a rischio di incidente rilevante. La definizione del piano ha avuto la sua conclusione presso la prefettura di Pistoia, dove si sono riuniti tutti i soggetti coinvolti. Avere fatto in tempi anche contenuti questa attività condivisa dal tavolo che io ho voluto ringraziare singolarmente è stato un bel risultato. E adesso, una volta acquisito il nulla osta da parte di tutti i componenti del tavolo, io firmerò formalmente l'atto di approvazione del piano. Il piano, redatto anche a seguito di nuove disposizioni normative, ma anche per cambiamenti come ad esempio le modifiche alla viabilità della zona, definisce le procedure di intervento che le amministrazioni e gli enti competenti sono chiamati a svolgere in caso di una situazione d'emergenza. Il piano si articola con un'allerta acustica da parte dell'azienda, quindi una sirena posta sul deposito, e chiaramente attraverso le comunicazioni agli enti competenti, sono vigili del fuoco, comune, protezione civile, e ognuno nel proprio ruolo poi, diciamo, delle competenze e delle azioni pratiche da mettere in atto durante l'eventuale emergenza. Gli organi tecnici e gli uffici e le varie realtà del territorio sanno a questo punto ancora una volta cosa fare, ma è importante che anche il cittadino arrivi ad avere un mini di vademecum, che è quello l'obiettivo che ci si prefigge di fare. Adesso il passo successivo sarà una opportuna divulgazione del piano con un incontro pubblico che a cura del sindaco di Montale e con il nostro appoggio cercheremo di sostenere.